Michel Mandurino. Ciao a tutti. E la sua opera Inanna. Ciao Michel, vorresti portarci all'interno del tuo mondo mistico e misterioso, svelandoci i segreti della tua arte? Che vuoi sapere le tecniche, contenuti? Tecnica, iniziamo con la tecnica. Allora, questa ho fatto prima la fotografia alla modella, che poi ho sistemato la post-produzione con Photoshop, e poi l'ho stampata con plotter al carbone. E lo stesso gli animali li ho fotografati alla specola, le civette e i leoni impagliati, che rifanno e ricreano l'icona della divinità sumera, è un basso rilievo meno del 3000 avanti Cristo, con l'impianto dell'iconografia classica di questa divinità, però in più ci sono gli slip che ti ridanno la contemporaneità e l'immagine pubblicitaria della donna. Perfetto, quindi abbiamo un riferimento classico, mitologico, con uno sguardo verso il contemporaneo, comunque, il fatto dello slip. Sì, perché la nudità completa sarebbe stata totalmente classica in questo contesto. Quindi questo stacco dà anche un po' fastidio alla composizione, però serve proprio a dare questa differenza. Perfetto, abbiamo un messaggio nascosto di questo lavoro. Vediamo nel retroscena queste chiese che comunque sembrano quasi sparire, no? Quindi qualcosa che va a sfumarsi. Cosa? È il susseguirsi della religione nel tempo. E quindi qua è viceversa, al posto che la religione nostra odierna, il cattolicesimo, cristianesimo, quello che sia, che parecchie chiese sono costruite sopra vecchi templi, qui viceversa il culto antico dimenticato di questa divinità sumera che sovrasta le nostre chiese, comunque di riferimento cristiano. Benissimo. Che colore hai utilizzato? Ma questo praticamente è tutto colore a olio, più nell'imprimitura ho aggiunto della sabbia per dare gli effetti di muro che richiamassero il basso rilievo di pietra. Benissimo. Perfetto, ti ringrazio, la tua spiegazione è stata abbastanza completa. Piacere di averti conosciuto, a presto per i risultati. Di Elias Palid. Ciao Elias, lui è il creatore dell'opera Politovskaya. Giusto? Giusto. Allora Elias, vorresti un attimino metterci in contatto col tuo lavoro? Chi sono queste tre figure principali che rappresentano il tuo lavoro? Chi abbiamo all'interno di questo quadro? Abbiamo sulla sinistra Putin, verso il centro attaccata a Putin Berlusconi, e sulla destra Anna Stefanova Politkovskaja, appunto il soggetto del quadro. Perfetto. Allora, sicuramente ci sarà un messaggio subliminale. Sì, esatto, infatti in realtà questo quadro è stato fatto a partire da fotografie ritagliate da giornali quotidiani, e praticamente sulla sinistra c'è Putin e Berlusconi, è una foto di una loro conferenza stampa dove Berlusconi a un certo punto fece questo gesto qua verso una giornalista che gli fece una domanda appunto su Anna Stefanova Politkovskaja, che era una giornalista morta, uccisa in passato, non si sa da chi, una giornalista scomoda per il governo Putin, e quindi è stata fatta fuori. Quindi te hai, diciamo, tratti un tema politico? Sì, io cercavo di fare una composizione, appunto creare un mio proprio codice iconografico per dare un messaggio politico attraverso la pittura. Quindi tu utilizzi lo strumento dell'arte per denunciare? Sì. Fare denuncia, la politica, sì, denuncia sociale, sì, politica, cioè, perfetto. Abbiamo capito comunque un po' la poetica che tratta Elias Palid nei suoi lavori, ti ringraziamo, prego, ci sentiamo presto per il risultato. Salutiamo il pubblico di Facebook Arte Elias Palid, ragazzi. Ciao a tutti, unico nel suo stile. Ciao Facebook, ciao mamma. Con Walter Lo Biondo, in nome d'arte Sabort Dollumaga. Ciao Walter. Ciao. Salutiamo il pubblico di Face Art. Ciao. Oggi è giornata abbastanza fredda, piove, la temperatura come sapete è abbassata, ma noi di Face Art siamo sempre qui a proporvi arte. Il nome d'arte Sabort è un acronimo che appunto non voglio ripetere la frase, cioè il nome, il perché.
perché loro sono sono passati a chiederci nulla. Ve ne pentirete? Nulla, alla fine anche come rapper, che faccio anche rap, e poi anche come videomaker mi chiamo Don Lumaca. Don Lumaca videomaker, stavo quando comunque opera in pittura. Sì. Noi sappiamo che fai interventi per strada, comunque. Esattamente, appunto per questo, pittura non la definirei tanto una pittura, è un po' una tecnica che non è che proprio l'ho inventata io, però è una. Qualcosa che viene provocato da questa tecnica francese, che appunto è il frottage, no? Frottage, perfetto. Che, spieghiamo cos'è il frottage. Frottage, vabbè, praticamente detto in parole super povere, è come quando si era nelle scuole elementari, si prende una monetina e si mette sotto la carta e sto finendo con la graffite, praticamente si viene appunto alla trama della monetina. Di conseguenza la mia tecnica è che è un'interpretazione del frontage fatta con la sporcizia della strada, ovvero colgo la sporcizia della strada e con la pressione delle ruote delle macchine, del calpestio, della gente, delle biciclette, trago e prendo e rubo le inquadrature decise da me. Perfetto. In questo caso il tizio in bicicletta ha utilizzato quest'opera, sì, questa tecnica, scusa. Esatto, solo che volevo dire anche che essendo anche graffitaro, faccio graffiti, no? E mi ritengo anche uno street artist, volevo unire un po' le due cose, visto che comunque sia con la street art e il frottage è un po', come dire, non si uniscono tanto bene. La mia è una ricerca continua di quello che comunque tutta la sta facendo. Quindi stai cercando di unire queste due correnti artistiche. E comunque dare un contributo alla street art, perché come ben sappiamo la street art è una roba che è un po' difficile adesso fare qualcosa di nuovo, rispetto parlando con tutti gli artisti del street art tipo blu, eccetera, eccetera, che fanno comunque pitture esagerate con dei palazzi, però io personalmente vorrei dare un contributo alla street art prendendo appunto la sporcizia, allo sporco della città. Perfetto. Ci sono anche tanti altri artisti che hanno fatto questa questa tecnica, però comunque vorrei dare una roba che devo assumere dicendo che appunto la street art molto spesso viene fatta con degli stencil, il tizio con la bicicletta è stato fatto appunto con degli stencil, quindi unendo sia la sporcizia che la street art sono riuscito ad ottenere e a collocare la sporcizia, nonostante prima che facevo appunto puntavo delle strade e le quadrature venivano un po' così casualmente. Adesso invece metto il contrasto delle due strade e faccio uscire fuori una figura. Molto bene, la tua spiegazione mi sembra abbastanza completa, ti ringrazio, amici di Face Art, Don Lumaca, Sabor, anche videomaker, un tutto fare. Comunque, salutiamo il pubblico di Face Art, a presto, ciao, ci sentiamo sabato pomeriggio alle 3 per i risultati Face Art. Bella.